Care amiche e cari amici, siamo a Colle Marino di Ancona, quarto match della riunione. Grandea e Di Fabio della Dorica, canota rossa contro Adin Anas della Rimini Biagini Box. Per Adin Anas, che veste i colori della box Biagio Biagini Rimini, è un debutto. Siamo alla categoria 57 kg, abita il referì Alberto Lupi. Bene, bene quel destro di Adin, bene ancora Adin con quel destro. Adesso sta incazzando, cerca di accorciare la misura e Di Fabio, 32 anni della Dorica, ha 6 match e di tanta esperienza in più rispetto a Anas. Chiede continuità il coach Biagio al suo pugile, ma Eddie in questo momento sta incazzando, porta per una manutenzione agli scarpini. Vediamo il grande Biagio, oggi è una sfida Marche e Romagna in questo match, quarto match della riunione. Bene, bene quel gancio sinistro ancora di Adin Anas. Bene, bene Anas. Bel pugilino questo qua della Rimini. Adesso sta incazzando Adin. Più basso Adin. Fuori misura. Eddie Fabio dalla Dorica, 6 match, non ha mai vinto, 5 sconfitte e una vittoria. Bene, bene, bene Adin della Rimini Biagini Box. Ancora, ancora il montante, bene, bene quella destra, ancora, ancora di Adin. Sta facendo molto bene Adin Anas. Ancora, ancora Adin, un po' in difficoltà in questo momento è di Fabio, si è preparato molto bene per questo match Adin. Adesso sta incazzando Eddie Fabio, aveva provato le corde bene ancora quella diretto destro di Adin, ancora al plesso, un destro al plesso sui guantoni Andrea e Di Fabio. Ha fatto molto bene Adin e sul mio personalismo. Bene così, cari amiche e cari amici, siamo arrivati con le immagini alla seconda ripresa fra D'Andrea e Di Fabio contro Adin Anas. Ha fatto un buon primo tempo Adin, vediamo se D'Andrea e Di Fabio è stato rincuorato dai suoi coach, da Stefano Caporelli e da Leonardo Gioacchini all'angolo. Vediamo se è entrato con più decisione. Fuori misura Eddie, break sotto lo sguardo attento del referee Alberto Lupi. Bene quel gancio destro di Adin, canota blu, montante di Adin, un altro colpo di Adin sui guanti sinistro di Adin. Adesso Di Fabio sta incalzando
bene Eddie, bene ancora Eddie che chiedono all'angolo di portare più colpi a Eddie Fabio, 32 anni. Bene ancora. Bene ancora Adin. Forza Adin e forza Eddie. Va bene ancora, ancora Adin, molto più preciso, molto più preciso. 57 kg, elite, categoria elite. Ha più match da Andrea e di Fabio, ha 6 match. È un debutto per Adin. Non si vede la differenza. Chiede continuità il coach Biagio, il grande Biagio da Rimini. Anticipa Eddie. Adesso sì, mi sono messi alla media distanza. Anche questa qui è una box. Una box messicana sempre all'attacco. Lavora molto bene Adin, fuori misura Eddie, chiedono di alzare la guardia all'angolo, porta le corde, prova anche il montante Adin, canotta blu. Sta per scadere la fine del secondo tempo. Bene, così cari amiche e cari amici, siamo arrivati al terzo tempo di questo quarto match. Sul mio personalissimo cartellino ho Adin Anas in vantaggio, ma vediamo cosa succede in questo terzo e decisivo match. Vediamo se dà continuità alla sua box Adin Anas o se Andrea Eddie Fabio è entrato nel match più convinto. È entrato qua sul bene quel diretto di sinistro di D'Andrea e di Fabio, bene adesso quel gancio a sinistro di Adin. Tira su quelle braccia. Bene quel sinistro di Eddie Fabio che in casa lo porta bene, bene. Oh, adesso ragazzi, quel diretto destro di Eddie Fabio lo ha preso in pieno volto, ancora Eddie Fabio. E adesso è più convinto. Adesso Adin. Fuori misura quel gancio largo di Fabio, montante, lo porta le corde, bene ancora e di Fabio in calza, buon terzo tempo di Eddie Fabio. Forse quel colpo lo ha sentito Adin Anas. 1-2 ancora Adin Anas, ancora ha avuto un buon momento Eddie Fabio, vediamo se dà continuità fino alla fine. Vediamo se riesce a fare qualcosa in più Eddie Fabio. 1-2, scarica di Adin Anas, è venuto via con un piede perno, ancora esce. Viene via, lo insegue Eddie Fabio. Bene quel destro di Eddie Fabio, lo porta lì alle corde, cerca di chiuderlo ma viene via elegantemente e Adin Anas. Bene quel montante sì di sinistro, adesso quel destro, un gancio destro di Adin.
Tiago che respira a bocca aperta. Adin, dunque un buon debutto per Adin, ha fatto molto bene, bravo Eddie Fabio e bravo Adin Anas. Sul mio personalissimo cartellino io ho visto la vittoria per Adin Anas. Vediamo che cosa hanno visto i giudici, vediamo se Adin Anas porta a casa il match. E Adin Anas porta a casa il match, ma bravo Eddie Fabio.